Tritor Deum e riso rosso, colori che mi ricordano il Messico. E io con questo mix voglio fare un piatto messicano. Tacos con mix di Tritor Deum e riso rosso, carne e guacamole. Siete pronti per questa ricetta? Ecco gli ingredienti! Carne trita suina, olio extravergine di oliva, peperoni rossi, cipolla rossa, aglio, sale e pepe quanto basta, lime, avocado, tacos e mix di Tritor Deum e riso rosso precotti. Prepariamo il ripieno per i tacos. Iniziamo con la cipolla. Ho scelto una cipolla rossa per rispettare il colore di questo mix e andiamo a tagliare e ne facciamo un trito sottile. Una volta tritato il tutto, mettiamolo in padella e facciamo un bel soffritto. Intanto che il nostro soffritto diventa dorato, passiamo ai peperoni e andiamoli a tagliare a cubetti abbastanza grossi. Passati 3 o 4 minuti, aggiungiamo la carne trita, sgraniamola con le mani e aggiungiamola al resto. Quando la carne è rosolata, prendiamo il mix di Tritor Deum e riso rosso, naturalmente precotto a vapore, e andiamola a mettere al suo interno. Una volta messa l'acqua, lasciamo cuocere per 10 minuti e intanto andiamo a salare e pepare. Se volete davvero sentire il gusto del Messico, aggiungete peperoncino. Eccolo qua, abbondante, mi raccomando. E intanto che il tutto cuoce, passiamo al guacamole. Semplice da fare, delicato, buonissimo, morbido e si abbina davvero bene con questa salsa. Piccolo colpo di coltello e andiamo a togliere così il nocciolo. Prendiamo con un cucchiaio la polpa e mettiamolo in una ciotola. Anche l'altra metà. Prendiamo una forchetta e schiacciamolo. Ottenuta una crema morbida e soffice, non ci resta che andarla a condire con sale, pepe e lime. Passati 10 minuti, il nostro interno dei tacos è pronto. Adesso non ci rimane che impiattare. Prendiamo dei tacos e andiamo a riempirli con la carne. Mettiamo del guacamole e finiamo con un po' di insalata fresca. Mix di Tritor Deum, riso rosso, carne e guacamole all'interno dei tacos. Un profumo pazzesco, un ricordo del Messico e del Sud America. Io non vedo l'ora di assaggiarlo. E voi?